È partita proprio ora Damiani Gatti, Ascoli, Arpinova per questa giornata che potrebbe essere la giornata per Damiani Gatti, che insegue il sogno della promozione in A2 e che deve superare l'Arpinova e sperare contemporaneamente nel passo falso del Recanati sul campo dell'Eta Beta. In questo momento 2 contro 0, Silan, e c'è il gol di Mazzoni! Il gol di Mazzoni! Sblocca la Damiani Gatti! Quando sono passati 5 minuti e 24 in questo primo tempo, ed è Vinicius Mazzoni che sblocca la partita su suggerimento di Silo. Caio Ainza, Mindoli, l'appoggio a Beluco, c'è Silon da solo, attenzione, decentrato, palla dentro e c'è il raddoppio di Giampiero Mindoli, ancora un assist per Junior Silon che oggi si diverte a servire i compagni. Ora tocco per Bavaresco, di ritorno per Di Blasio e c'è il 3-0 di Gianmarco Di Blasio, servito da Bavaresco. 7 minuti e 30 alla fine del primo tempo e la Damiani Gatti fa tris con Gianmarco Di Blasio. Mi serve direttamente Silon, lo scambio tra Mazzoni e Silon, ora ancora il numero 14 che mette palla dentro e c'è Mazzoni per il 4-0. Terzo assist di Giulio Orsidon in questa partita. E quarto gol per la Damiani Gatti quando mancano 5 minuti e 5. Però non trova un compagno, tiene palla forse un po' più dei 4 secondi consentiti. Comunque riparte la Damiani Gatti, palla avanti per Silon, attenzione, ancora una superiorità. E stavolta Silon la mette lui per il 5-0 della Damiani Gatti. Ancora una ripartenza fulminante della Mindoli davanti, l'appoggio a Sestini, eccolo, porta Pisetta, 3 contro 2, attenzione, ma via Beluco ancora, tenta la confusione, per Quadiu, subisce forse fallo ma prosegue la sua azione, va alla conclusione e va al gol il numero 11 Quadiu dell'Arpinova, forse una deviazione di Bavaresco che ha cercato dalla Silon, il tocco per Pisetta, va via Pisetta, la conclusione e che gol di Pisetta, attenzione, c'è il gol ancora dell'Arpinova stavolta con Villa, 2003 anche lui, Ati nel sabato successivo alla sosta di Pasqua. La Damiani Gatti festeggia oggi, festeggia sul proprio campo, attenzione, Di Blasio, doppietta personale per Gianmarco Di Blasio, ha perso 16 anni fa e che non ha visto per 16 anni, si ferma il match, 12 secondi, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, tutto pronto per la festa e stavolta nessuno è fermo, nessuno è seduto, tutti in piedi e scoppia la festa, invasione di campo, abbracci in tribuna, in mezzo al terreno di gioco, promozione strameritata, 115 gol segnati, 27 subiti, 19 vittorie e 2 pareggi per festeggiare un traguardo strepitoso e andiamo anche noi a festeggiare. Grazie a tutti quelli che hanno tifato con noi durante tutta questa stagione e andiamo a festeggiare una promozione in Serie A che arriva dopo 16 anni dall'ultima presenza di Ascoli in cadetteria. La Damiani Gatti ce la porta di nuovo e ora si va a festeggiare. Benvenuti a una nuova puntata di Passione Calcio. Allora, parliamo di calcio a 5 e parliamo della promozione in A2 della Damiani Gatti Ascoli e abbiamo iniziato vedendo alcune immagini della partita, ma soprattutto a questo punto proseguiamo con tutte le interviste della partita, ma soprattutto abbiamo ospite già di nuovo il presidente. Voglio fare un ringraziamento a Pietro e Federico che ci hanno seguito ormai, non so, questa stagione ma da tanti anni, quindi vorrei fare un ringraziamento pubblico a voi che ci avete sempre seguito, un grazie di cuore veramente, grazie di cuore. Noi ringraziamo, ecco, noi ringraziamo il presidente perché è veramente fantastico, ma soprattutto guardate, questo è uno spettacolo da vedere.
Sì, una vittoria che è contribuita alla promozione in Serie A2, un sogno che era interrotto l'anno scorso con la finale playoff e quest'anno è aggiunta fantastica. Certo, io voglio pensare quando le cose vanno bene, è merito di tutti, no? Qua ce l'abbiamo una società che non fa mancare mai niente, poi ce l'abbiamo un staff tecnico di alto livello, il nostro allenatore è fortissimo, poi abbiamo creato un gruppo veramente eccezionale, è quello che sempre ti ho detto, l'obiettivo era quello di arrivare in Serie A, però se non facciamo... Bravo, grande. Come stavo dicendo, l'obiettivo era quello di arrivare in Serie A, ce l'abbiamo fatta, ora è fare i complimenti a tutti quanti perché veramente ce la meritiamo. Siamo con il presidente, una promozione che era iniziata, il sogno era iniziato con la finale persa ai playoff e ci troviamo a 3 giorni alla fine con la Serie A2 conquistata. Sì, è un grande sogno che si realizza, tra l'altro è arrivata con 3 giornate di anticipo, siamo l'unica squadra, scusate la voce che è andata un po' via, l'unica squadra imbattuta in tutta la divisione nazionale, Serie A, Serie 2 e Serie B, è una gioia immensa che ci ripaga di tutti i sacrifici fatti, ma soprattutto aver riportato Ascoli, la mia amata Ascoli, in Serie A è una cosa che non si può descrivere, una cosa che ti senti dentro al cuore. Aver portato i colori bianco-neri in alto è... non ha prezzo. Sono gioia immensa, festeggiare con questi ragazzi è stato veramente fantastico. Siamo con il mister, un sogno che è iniziato con la finale playoff dell'anno passato ed è giunto con 3 giornate in anticipo. Noi... Ed è quando abbiamo perso quella finale con la società ha detto quest'anno non ce l'abbiamo fatta, ma sono sicuro che l'anno prossimo riusciremo e da quel giorno è iniziata la nostra cavalcata per questa Serie A2 che Ascoli merita tanto, è da un po' che non ci andava, penso che è un merito prima di tutto della società e poi dei ragazzi. I ragazzi sono stati bravissimi, insieme un tutto compreso che sicuramente noi lo meritava tanto. Una squadra costruita da te con uomini precisi e studiati nel punto giusto che hanno permesso di crescere a quella formazione. La società da inizio, da quella finale persa, ha detto dobbiamo fare una squadra per vincere. Noi siamo una squadra che vogliamo salire di categoria, abbiamo cercato i giocatori giusti e a inizio non è mai facile dire, però ora abbiamo dimostrato che questi ragazzi che sono qua con il lavoro, hanno lavorato una stagione piena di sacrificio, non sta uno che non è arrivato qua a un allenamento e non ha dato tutto. E questa è la dimostrazione, è merito tutto dei ragazzi. Siamo con Bizetta, una promozione giunta a 3 giornate di anticipo, un sogno che era iniziato con la finale playoff persa l'anno passato e finalmente è A2. Sì, finalmente, ora possiamo dire, no, che la 2 è arrivata, la promozione è arrivata. Credo che è stato merito della società, della squadra che è venuta con questa idea all'inizio stagione di salire, no, in Serie A2. L'anno scorso avevano sfiorato, quest'anno hanno fatto una squadra per puntare ancora più in alto e credo che questa promozione con 3 giornate di anticipo sia la ciliegina sulla torta perché abbiamo fatto un campionato regolare vincendo praticamente quasi tutte le partite e quindi ora approfittiamo perché l'obiettivo è stato raggiunto e siamo contenti. Siamo con il capitano, un sogno iniziato con la finale persa dai playoff, a 3 giornate dalla fine siamo già campioni e A2. Esatto, hai detto bene tu, il sogno è iniziato l'anno scorso ai playoff, siamo ripartiti
poi favori e pronostici del pronostico, però non è facile mai vincere. E l'abbiamo fatto con 3 giornate d'anticipo, vabbè, che dire, è una stagione incredibile. Tuttora imbattuti, una squadra di ragazzi spettacolari, complimenti a tutti. E abbiamo anche altri giocatori da ascoltare, che proseguiamo il nostro tour. Noi ci avviciniamo e andiamo a cercare un altro giocatore. Vieni. No, Gigi. Vieni qua. Gigi, stiamo registrando. Vieni, Gigi. Gigi, vieni qua. Il portiere, andiamo col portiere. Ci fai una foto? Una stagione sicuramente trionfale. Nessuna sconfitta, 3 giornate alla fine, già campioni ed è A2. È A2 finalmente, congratulazioni a tutti. Era ora che andavamo in Serie A dopo tanto tempo e adesso ce la godiamo, le ultime 3 partite ce le giocheremo come sempre facciamo, però adesso pensiamo a festeggiare, che è la cosa più importante. Andiamo in Serie A! Sì! Ma aspetta. Un campionato vinto alla grande, ma con grandi parate da tutti i portieri. Sì, da tutti. Questo gruppo qui è un gruppo fenomenale, veramente. Tutti quanti qui sono a posto per giocare e ora siamo in Serie A2 e ora siamo campioni. Dai! E il preparatore che dice? Un attimo, fammi fare la foto. Togli questo. Non devi dire. Vai. Guarda, ma è veramente incontenibile. Ma dai. A scattare una foto ci ha messo 3 minuti. Dimmi. Una stagione, i tuoi allievi, studenti, hanno imparato veramente bene. Fabio Monti, più bello che bravo, eh? Sono d'accordo. Allora, i ragazzi sono stati eccezionali. Da Daniele, Caio, Fabio, posso dire che insieme all'altro ragazzo con il quale li abbiamo preparati, che adesso non lo vedo e mi dispiace che non ci sia, possiamo soltanto dirgli grazie, hanno lavorato benissimo e sono orgoglioso di loro, basta, di più non posso che dire altro. Orgoglioso. Allora, proseguiamo il nostro tour per poter chiudere con l'uomo delle statistiche che ci ha fatto tutte le telecronache di questa stagione incredibile. Iniziata con i playoff dell'anno passato e finita con 3 giornate in anticipo con la vittoria del campionato. Guarda, i playoff dell'anno passato sembrano lontani 10 anni, una stagione completamente diversa, programmata. L'anno scorso era stata una cosa, ci abbiamo provato, però quest'anno era stato tutto preparato nei dettagli, quindi era giusto arrivarci e ce lo siamo meritati anche forse nella giornata che non ce l'aspettavamo, però dai, meglio così. A questo punto, insieme al nostro telecronista di fiducia, vi diamo appuntamento alla prossima stagione in A2 con tutta questa meravigliosa gente. Listo.
Fabio! Fabio!